Gentili audioascoltatori e lettori di Agenzia Stampa Italia, abbiamo uno speciale con una persona importante, il dottor Fouad Aoudi, che è non solo presidente della comunità del mondo arabo in Italia, Comai, ma anche presidente dell'Associazione Medici di Origine Straniera in Italia. E è un dottore, è una persona che conosce molto bene il mondo arabo, si sta attivando per cercare di aprire un dialogo fra Israele e la Palestina. Ecco, buonasera dottor Aoudi, la vogliamo intervistare facendole alcune domande. Innanzitutto, purtroppo, notizie di questi ultimi istanti, la tregua che era stata annunciata da mass media non è confermata sia dal negoziatore che è al Cairo da parte di Israele e nemmeno da una parte di Hamas. Tutto il mondo si spera che tacciano le armi, soprattutto in considerazione delle tante vittime che purtroppo civili, bambini, donne e persone deboli hanno purtroppo trovato la morte in questo conflitto che da 10 giorni sta veramente far soffrire le persone che amano la pace. Ci può aggiornare sulla situazione in questo momento lei che ha fonti dirette che giungono dalla striscia di Gaza? Sì, sicuramente la situazione purtroppo peggiora ora per ora e anche l'ultimo bilancio fino a un quarto d'ora fa riguarda il numero dei morti, sono 233 e i feriti 1690 circa. Considerando il 90% dei morti muoiono dentro casa perché gli ospedali tanti non sono operativi, tranne uno o due che è concentrato tutta l'attenzione su questo ospedale. Per quanto riguarda il bilancio attualmente, purtroppo siamo molto delusi dalla politica perché non sta muovendo niente a favore di una tregua duratura, a favore di un processo di pace, a favore di uno Stato palestinese indipendente per i palestinesi. Dal punto di vista sanitario la situazione è molto grave perché manca parecchi medicinali, mancano parecchi medici, infermieri, ci sono tanti feriti gravi che non possono arrivare all'ospedale, parecchi feriti che devono essere operati non si sono sottoposti fino adesso a nessun intervento, rischiando infezioni, rischiando complicanze, e ci sono più di 100.000 soldati che hanno lasciato le loro case, di cui tanti pazienti cronici, diabetici, persone che devono fare dialisi, persone anziane che non riescono a camminare, persone che hanno bisogno di farmaci salvavita, persone e donne che sono tantissime in stato di gravidanza, non stanno facendo nessun controllo, rischiando anche la loro gravidanza. Per questo su questi tre binari politico la delusione è tanta, sanitario si sta arrivando qualcosa lì come aiuto, ma non è sufficiente, e per sfollati il numero è altissimo e per questo è una tragedia umana. È vero, una tragedia umanitaria, concordo con lei, di ampia rilevanza, sia lei sia come AMSI e sia come l'associazione Comai avete più volte ringraziato Papa Francesco, l'unico che ha cercato di aprire un dialogo di pace tra la Palestina e Israele, ci era riuscito recentemente a Roma mettendoli insieme, poi evidentemente gli estremismi hanno boicottato questo processo di pace e fatto emergere le contraddizioni che esistono in questi due paesi. Sono concorde con lei nel rilevare che la diplomazia internazionale al momento non è riuscita a trovare una giusta tregua a questo grande dramma umanitario che, come giustamente ha sottolineato lei, sta colpendo in particolar modo bambini, donne, persone ricoverate all'ospedale. Vi è un'emergenza sanitaria, come giustamente ci ha rilevato lei, e che mancano i medici, manca il sangue, mancano le medicine. È tempo che l'ONU e
gli organismi internazionali e anche l'Italia, come giustamente nel vostro comunicato avete voi indicato, in particolar modo l'Italia con Renzi e il ministro degli esteri Mogherini, si attivino per portare la pace e una tregua. Bisogna riuscirci. Cosa si può fare per raggiungere questo obiettivo? Per fare servono tre cose, ma il primo cosa è la volontà politica. Se la situazione palestinese è arrivata a questo livello, che è isolata politicamente, non è più nell'agenda politica di tanti governi stranieri, la comunità europea non ha fatto niente, perché negli ultimi anni proprio la questione palestinese è stata proprio messa a parte, anche per i cambiamenti nei paesi arabi con la cosiddetta primavera araba, che noi abbiamo applaudito i primi giorni, che sembrava una primavera araba, poi con il scoprire le cose e tutto purtroppo è diventato inverno arabo. Per questo la questione palestinese su questo ha pagato anche un prezzo altissimo. Gli appelli di Papa Francesco noi li abbiamo ringraziati dal primo giorno, li abbiamo apprezzati, abbiamo ringraziato lui perché ha dato una svolta vera nel dialogo tra il mondo musulmano e il mondo cristiano, un dialogo che tante volte è stato annunciato dallo stesso Barak, non ha fatto niente di passi concreti. Papa Francesco, col suo linguaggio semplice e umano, è riuscito ad arrivare al cuore del mondo islamico, perfino sono arrivato a definirlo, e sono convinto anche oggi, che è un idolo per noi, per il suo modo di unire, di comunicare e di arrivare al cuore. Ma tante volte gli appelli purtroppo non vengono seguiti da azioni politiche. Abbiamo visto il suo coraggio riaprire il processo di pace, far incontrare Abu Mazen con Shimon Peres. Abbiamo sperato che possa riprendere il dialogo per avere finalmente uno Stato palestinese indipendente, democratico, libero, insieme a tanti paesi. Invece stiamo oggi commentando tragedie come la tragedia di ieri dei quattro bambini palestinesi massacrati sulla spiaggia mentre giocano, come tutti i bambini oggi in tutto il mondo giocano sulla spiaggia, invece i bambini palestinesi quando giocano sulla spiaggia vengono uccisi. È una tragedia senza precedenti. Come secondo lei può intervenire l'Italia per cercare di risolvere questa drammatica situazione? Io, secondo me, l'Italia si trova in una posizione che non si è mai trovata precedentemente, per tre motivi. Uno, che presiedi oggi è il presidente di turno della Comunità Europea. Renzi arriva a tutti i paesi europei come l'uomo del momento, il più forte politicamente secondo i risultati elettorali ottenuti in Italia. La sua voce oggi conta molto, sia come governo sia come persona, perché ha preso questo grande successo, a differenza di altri presidenti del Consiglio prima, quando arrivavano in Europa erano anche discussi in Italia, per questo non erano molto forti e credibili davanti alla Merkel o altri presidenti del Consiglio. Essendo presidente di turno può prendere un'iniziativa forte con i ministri delle esteri europee, coinvolgere l'America, perché la soluzione arriva solo dall'America. Se c'è una volontà politica da parte dell'America, da parte della lobby ebraica forte in America, di risolvere la questione palestinese, perché giova a tutti. Avere un paese indipendente per la Palestina garantisce anche la sicurezza di Israele, garantisce la serenità di tutti e garantisce la serenità dei bambini palestinesi e israeliani, che in questi momenti soffrono tutti. Come abbiamo detto, noi le vittime civili non abbiamo nessuna
differenza, ci dispiace quando muore un bambino palestinese, ma ci dispiace anche quando muore un bambino israeliano o soffre, per non far circolare queste immagini su Facebook e su Twitter, i bambini palestinesi uccisi sulla spiaggia, bisogna trovare una soluzione politica. Per trovare una soluzione politica bisogna vedere la volontà dei politici nostri e tutti insieme a giocare una partita importante a favore della pace. Noi continuiamo con i nostri messaggi a dare messaggi di dialogo e di volontà di trovare la pace con tutti, e speriamo i politici possano imparare questo nostro insegnamento che stiamo dando tramite tutti i giornali, TV e radio, e tramite la vostra preziosa agenzia che ci sta seguendo minuto per minuto. E con questo augurio terminiamo questa esclusiva fatta dal dottor Faori Aidi, che è presidente sia di AMSI e del COMAI, della comunità medici della comunità del mondo arabo in Italia, ma anche di AMSI, l'associazione dei medici di origine straniera in Italia. La ringraziamo e la ringraziamo per il supporto che sta dando all'Agenzia Stampa Italia per informare liberamente gli utenti e per far conoscere cosa sta accadendo veramente nella striscia di Gaza. Grazie a voi e buon lavoro.